Francesco Carlo, in arte Kento, è un rapper e scrittore italiano che da oltre 10 anni organizza laboratori di scrittura negli istituti penali per minorenni o all'interno di scuole e comunità di recupero. La prima domanda che voglio farti è come è nato quest'ultimo progetto che è appunto la webserie Barre Aperte. La serie è nata da una collaborazione con Crisi come Opportunità e Punto Zero Teatro, che sono due realtà che lavorano appunto da molti anni all'interno delle carceri minorili e non solo, quindi avevamo per la prima volta la possibilità di accedere con la macchina da presa all'interno di alcune carceri minorili, e sicuramente un'occasione che non andava sprecata, no? Perché non è una realtà che viene raccontata in video molto spesso. E poi ci andava di raccontare anche quello che succede dal punto di vista culturale, con la musica, con il rap in particolare, con il teatro all'interno delle carceri. Quindi è nata così quest'idea, ed è stato un viaggio molto bello, un racconto in 8 puntate che secondo me, diciamo, getta un po' di luce su quello che c'è dall'altro lato delle sbarre. Ecco, a proposito appunto del rap, la mia curiosità era perché secondo te il rap può essere appunto uno strumento così forte, così funzionale di comunicazione e reintegrazione? Perché tu ne parli, no, all'interno appunto della serie su quanto il rap sia anche un modo per questi ragazzi per potersi esprimere e sentirsi parte di una comunità. Cosa ha di speciale il rap da Ah, questo punto guarda, di vista? sostanzialmente ha due elementi che lo rendono molto speciale. Il primo è che non lo devo spiegare ai ragazzi, loro sanno già esattamente di che cosa sto parlando, quindi entro in un'aula e dico: ragazzi, oggi facciamo quattro barre a testa, oggi facciamo una strofa, oggi facciamo freestyle, e loro sanno immediatamente di che cosa sto parlando, quindi è molto molto immediato. E poi è molto democratico, nel senso che non serve saper suonare uno strumento, non serve saper cantare, non serve saper leggere la musica. E anzi, addirittura non serve nemmeno saper leggere e scrivere. Mi è capitato a volte di lavorare con dei ragazzi completamente analfabeti che però facevano il rap in maniera fantastica. Non tante forme di espressione hanno questo stesso tipo di accesso così immediato e così democratico. C'è stato un aspetto che ti ha particolarmente sorpreso, stupito appunto nel lavorare con questi ragazzi all'interno degli istituti penitenziari, una cosa che magari non ti aspettavi? Guarda, succede, ormai me l'aspetto, ma all'inizio mi ha un po' sorpreso. Succede sempre una cosa che è la seguente: quando faccio i laboratori c'è sempre uno che sta un attimo in disparte, mi guarda con l'aria di dire no, non me ne frega niente, di te, che già è una cosa che fa ridere perché la partecipazione ai laboratori è volontaria, quindi se non te ne frega niente te ne stai in cella, insomma. Però tutto, diciamo, tutto avviene così: lui mi guarda, io lo guardo, mi faccio i fatti miei e continuo. Poi appena gli altri si allontanano per fumare, che tutti fumano in carcere, mi avvicina questo, quello che era stato in disparte con l'aria più da dura, e mi fa: oh, mi aiuti a scrivere una canzone per la mia fidanzata che mi aspetta fuori? E fa: però non lo deve sapere nessuno. Perché io gli dico: no, non ti preoccupare, non lo deve sapere nessuno, io ti aiuto, però tu devi aiutare me, dimmi qualche cosa di questa ragazza. E allora tipicamente lui mi dice: è bellissima. Gli faccio: ok, è bellissima, ma dove vi siete conosciuti, dove vi siete dati il primo bacio, come ti vedi da qui a 10 anni con lei? E lì, se sono stato bravo, diciamo, ad innescare il tutto, viene fuori qualcosa di sempre bello, sempre nuovo e interessante. Però l'amore vince sempre alla fine. Allora, per concludere, se ti va, magari potresti parlarci un po' dell'ultimo libro appunto che hai scritto, che è legato alla webserie, che è appunto Barre, Rap, Sogni e Segreti in un carcere minorile. Sì, Barre è uscito per Minimum Fax e racconta appunto tutta la mia esperienza all'interno delle carceri minorili. È un libro dedicato non a chi c'è stato come operatore, come psicologo, come addetto ai lavori, ma a chi non ci andrà, non ci è mai andato e non ci andrà mai in carcere, quindi al 99% della popolazione. Racconta aneddoti, racconta curiosità, ma racconta anche uno spaccato che secondo me era interessante e importante raccontare su quello che succede dietro le sbarre. È un libro che mi sta dando molta, molta, molta soddisfazione. Tra l'altro c'è un mixtape collegato che si può ascoltare gratuitamente inquadrando un QR code che c'è nelle pagine del libro, e dal libro poi è venuta fuori la serie e tante altre belle novità. Mi ha portato fortuna e spero che continui a portarmene. E qualche progetto futuro già un po' in ponte, un po', non lo so, qualcosa che ci puoi anticipare? Guarda, sto lavorando all'album che uscirà nei prossimi mesi, e poi ci sono tanti altri progetti per continuare a parlare anche di quello che succede dietro le sbarre. Se tutto va bene, appunto, l'avventura del libro non è finita qui.
Bene, allora ti ringrazio molto per il tuo tempo, per aver risposto a queste domande e in bocca al lupo per questi progetti molto belli, molto importanti. Grazie a voi dello spazio e viva il lupo sempre. Persi nella rete troppi pesci lessi, come siete messi, fate gli estroversi. Vuoi andare in rete ma non sei Leo Messi, senza più mi piace, forse taceresti. Mi pavido io navigo il web selvaggio, sull'alito magico del linguaggio. Conosci te stesso, ho detto un saggio, io conosco il mezzo ed il messaggio. Non mi riconosco in ismo e pool, voglio fare un disco con sta crew. Dallo stereo trap per rap old school, punto zero canta balla tu. Sono tigri di cartone pagliacci. Serve meno rabbia e rancore, più abbracci. Non è la prigione ma l'amore a salvarci. Senti le parole, se vuoi starci, staci. New Wild Web. Il presente è selvaggio. Sono come New Wild Web. Tengo chiaro il messaggio. Sono come New Wild Web. Il presente è selvaggio. Sono come New Wild Web. Tengo chiaro, 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 chiaro. New Wild Web. 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 Gli omofobi, gli ipocriti con l'odio per i poveri, i profughi, i deboli, gli immigrati, i nomadi, non vedo il nostro mondo che ormai è una metropoli. La rete è una strada, connette tutti i popoli. Insultano il diverso, offendono le donne. Ad ogni episodio l'odio si diffonde. Solo la cultura cambia l'orizzonte. Non ho paura, la mia crew risponde. Su questo palco porto vita reale, porto futuro che voglio creare. Se il cellulare può farti male, questo è un appello alla coscienza globale. L'altro molto spesso è il nostro specchio. Senti più col cuore che con l'orecchio. Detti sintesi, il concetto condividi nella vita, non sui social network. New Wild Web. Il presente è selvaggio. Sono come New Wild Web. Tengo chiaro il messaggio. Sono come New Wild Web. Il presente è selvaggio. Sono come New Wild Web. Tengo chiaro, 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 chiaro. Vi presentiamo la dottoressa Kelly, direttrice dei programmi di osservazione della Terra, ESA ESRIN, candidato al premio 100% HAC Award. Dal 1 gennaio guida il centro ESRIN di Frascati. Può spiegarci il suo lavoro? Dal 1 gennaio, dopo 33 anni all'Agenzia Spaziale Europea, ho l'onore e il privilegio di essere il direttore dell'osservazione della Terra all'ESA, che è il programma, diciamo, di maggiore rilevanza all'agenzia, con circa 25% del budget, con una comprensione di satelliti che oggi operativi 16, 39 in fase di costruzione e 18 in fase di studio. Quindi un programma molto articolato e complesso con partner come la Commissione Europea ed EUMETSAT, che è l'Agenzia Europea dell'Ambiente. È un programma dove ovviamente lavoriamo sulle sfide anche politiche in termini di priorità a livello europeo e internazionale, come il tema del Green Deal, il supporto alla decarbonizzazione dell'Europa per il 2050 e la sfida sulla crisi climatica attuale. L'Italia sarà il primo paese a lavorare a un nuovo sistema di osservazione, ricorrendo a satelliti, strumenti ottici e radar, accanto a servizi istituzionali e commerciali. Quali sono i risultati sperati? L'Italia è molto avanti nel tema dell'osservazione della Terra, in quanto ha una esperienza industriale di lunga data. L'Italia è stato uno dei primi paesi al mondo a lanciare un satellite, quindi ha un ruolo importantissimo nello spazio europeo e internazionale, è il terzo contribuente all'Agenzia Spaziale Europea. È un programma, è una grande sfida per noi, ovviamente supporteremo questa attività che è un'attività italiana, che quindi comprenderà gare che vedranno industrie italiane e attori italiani come supporto al lavoro, ma dove l'expertise di ESA a livello di expertise tecnica, manageriale e gestione di progetti verrà messa a disposizione dell'Italia per lavorare insieme. Quindi abbiamo fatto un kick-off del progetto a gennaio, abbiamo un team di progetto integrato anche con l'Agenzia Spaziale Italiana, localizzato proprio nel centro che dirigo a Frascati. La prima riunione del board per approvare il piano di lavoro è stata fatta ieri, tra autorità italiane ed ESA,
e abbiamo adesso un piano di lavoro per i prossimi mesi e anni che ovviamente comprende le sfide del piano nazionale. Quindi è una grossa sfida, è un'attività che si è aggiunta a quelle, diciamo, di cui mi occupavo quando sono arrivata, ma è bellissimo in quanto è anche un'opportunità non solo per il paese ma per l'ESA di collaborare e garantire un'integrazione di quelli che sono i dati, i satelliti, i sistemi europei a quelli che sono le ambizioni nazionali. Infatti la costellazione comprenderà vari satelliti, alcuni ottici, altri radar, e prevederà di creare anche delle potenzialità commerciali in termini di sviluppo commerciale di nuove startup. Allora, è con noi oggi Antonio Giuseppe Malafarina, blogger, giornalista e scrittore. Intanto grazie davvero per essere qua. E partirei subito con la prima domanda. Come abbiamo detto, lei è blogger del Corriere della Sera e giornalista per il mensile cartaceo Benessere di Periodici San Paolo. E sì. Ci può dire in che cosa consiste il suo mestiere? Allora, da una parte faccio il blogger e dall'altra parte faccio il giornalista. Sono due mestieri simili, ma sappiamo oggi abbastanza differenziati, ma in buona sostanza di che cosa si tratta? Si tratta di occuparsi di un tema molto preciso, che è il tema della disabilità. E il tema della disabilità richiede una competenza specifica, come altri temi la richiedono. Non possiamo improvvisarci giornalisti sportivi, giornalisti dell'automotive o giornalisti politici. Sappiamo che ci sono gli esperti in ogni campo e ci vogliono degli esperti anche nel campo del giornalismo della disabilità, che è un po' diverso dal giornalismo sociale, perché è un giornalismo più concentrato proprio sulle persone con disabilità. Spieghiamo che la disabilità sta nel rapporto fra persona con le sue condizioni di salute e ambiente, e si realizza quando questo rapporto è sfavorevole. Questo bisogna dirlo affinché siamo d'accordo sulla disabilità. Quindi abbiamo a che fare noi con le persone che sono disabili propriamente dette, e le persone che siamo noi che creiamo la disabilità attorno alla persona, no? Io, se mi trovo circondato da persone che mi escludono, divento maggiormente disabile. E questo è il concetto della disabilità. Quindi in cosa consiste il mio mestiere? In quello di raccogliere informazioni e di diffondere informazioni. Riguardo le tecnologie digitali, quanto queste tecnologie sono importanti in questo processo? E, ad esempio, nello svolgere la sua attività anche. Allora, io amo dire che quando ognuno di noi usa un assistente vocale come Google Assistant, come Alexa, come Siri e via dicendo, adesso non vorrei che se ne attivasse, visto che sono circondato da sistemi di questo tipo, e si mettesse a parlare un'ora, per ora tutto tace, ma mentre quando noi utilizziamo uno di questi c'è dentro un po' della mia ricerca, perché io ho iniziato come persona con disabilità a utilizzare questi sistemi quando ancora praticamente i computer in Italia erano poco conosciuti agli inizi degli anni 90. Ho iniziato a contribuire al loro sviluppo fornendo semplicemente la mia prestazione di utilizzatore, e questo che cosa ci dice? Che le tecnologie aiutano, mi hanno aiutato, sono state indispensabili. Io utilizzo il computer attraverso la voce, lo faccio da tantissimo tempo. Io mi muovo attraverso una carrozzina, come potete vedere questi strumenti che ho davanti alla bocca non sono un microfono ma sono degli strumenti per guidare la carrozzina, e quindi io vivo di tecnologia e la tecnologia mi è indispensabile per vivere oltre che per svolgere la mia professione. Ma le tecnologie in generale devono essere inclusive, devono essere realizzate affinché siano utili per tutti. Nel mio caso mi aiutano
perché utilizzo il computer con la voce, come hai detto. Se devo fare una telefonata posso usare WhatsApp direttamente dal computer e via dicendo. Quindi le tecnologie mi aiutano moltissimo. Senza tecnologie non potrei fare questo mestiere, il mestiere di giornalista. E certamente le tecnologie devono essere accessibili. Io posso utilizzare uno smartphone solo da pochi anni a questa parte, perché da pochi anni a questa parte esistono degli smartphone che funzionano con la voce. Prima non potevo. Abbiamo visto che grazie al sistema Brain Control Avatar è possibile visitare mostre, eccetera. Ci può spiegare come funziona questo robot? Allora, i robot, dobbiamo pensare che esistono diversi tipi di robot. Esistono i robot, quelli che noi immaginiamo essere completamente autonomi, e ci sono i robot che sono quelli invece teleguidati. Qui stiamo parlando di un robot teleguidato, quindi un apparecchio che io controllo dal mio computer. Come è fatto? Ce ne sono di diversi tipi. Generalmente diciamo che hanno delle ruote, hanno come dire, un paletto su queste ruote, e su questo paletto è installato un tablet con una telecamera, degli altoparlanti e un microfono. Sul tablet è possibile vedere la mia immagine, la persona che pilota ed è possibile sentire la voce della persona che pilota. La persona che pilota può a distanza vedere quello che succede in quel luogo e sentire quello che succede in quel luogo. Quindi se mi trovassi lì con lei in questo momento, lei mi vedrebbe muovere, mi vedrebbe pilotare questo robot. Se lei volesse andare in un'altra stanza per accompagnarmi a vedere qualcosa che si trova in un'altra stanza, anche semplicemente per farmi vedere quello che si vede dalla sua finestra, io con il mio robot potrei avvicinarmi alla finestra e visualizzare quello che si vede. Qual è il vantaggio di questi aggeggi? Si chiamano avatar robotici. Il vantaggio è che le persone che lo hanno provato, a prescindere dai piloti, l'hanno provato diverse persone con disabilità. L'abbiamo provato per esempio al Museo Leonardo da Vinci di Milano, al Museo della Scienza e della Tecnologia, mettendolo a disposizione di tante persone con disabilità per alcuni giorni. Qual è il vantaggio? Che cosa succede? Che le persone che lo hanno provato si sono trovate a contatto con questa tecnologia, che si trovavano a distanza, no? Come fosse lei in questo momento, si trovasse ad avere questo robottino a fianco. Dopo pochi minuti in cui si relazionano col robottino, perdono la percezione della macchina che fa da intermediario fra chi parla e lei. E quindi le sembra di avere la persona direttamente a portata di mano, semplicemente perché mentre se lei ora si alza e va da un'altra parte, io non posso seguirla. Se io avessi il robot potrei seguirla. Certo, questa lei dovrebbe fare piacere. Se lei mi vietasse di seguirla, non la seguirei. Ma se lei volesse portarmi in un'altra stanza, io sicuramente verrei. Poi se lei mi volesse offrire un aperitivo, e qui entreremmo nella sfera dell'improbabile o dell'impossibile, perché io non potrei berlo. Però avrei piacere di chiacchierare con lei mentre lei beve il suo aperitivo. Le persone, dicevo, che hanno provato questo sistema dall'altra parte si sono trovate proprio a vivere questa esperienza immersiva, che è molto piacevole anche per me. Per esempio, io passeggiando per il Museo della Scienza e della Tecnica mentre ero qui a Milano, il museo si trova qui a Milano, ma io ero nella mia stanza che pilotavo dal mio computer. Sul mio computer io vedo quello che succede a distanza, vedo quello che vede il robottino. Ho incontrato una bambina di pochi anni che si è messa a scherzare con me, e la madre l'ha dovuta trascinare via perché avevano da fare
perché lei sarebbe rimasta a parlare con me delle ore e a scherzare come se io fossi lì. E questa è una situazione impagabile per le persone con disabilità, ma per chiunque. Questi avatar sono già acquistabili, ma quello di Brain Control ha il vantaggio che può essere pilotato anche dalle persone con una disabilità motoria molto grave come la mia. E come vedete non muovo le braccia, utilizzo esclusivamente la voce e il mento. E per questo che quello strumento è particolarmente inclusivo, perché chi se ne vuole dotare? L'azienda che vuole dotarsene, ma anche l'associazione, la fondazione, via dicendo, chi vuole dotarsene ha uno strumento che può essere pilotato sia da persone senza disabilità che da persone con disabilità, ed è per questo che è inclusivo. Poi quello è uno strumento molto versatile, perché consente, che ne so, alla persona con disabilità di lavorare a distanza, stando a casa, ma consente anche a una persona che in quel momento non può muoversi perché ha perso l'aereo di trovarsi in quell'azienda, se in quell'azienda c'è l'avatar, diciamo durante la pandemia, da casa si sarebbe potuta visitare un'azienda invece che un museo, stando a casa. Sono Serena, giovane della Fondazione Margherita Hack. In questa puntata della Scienza in valigia in pillole vi raccontiamo il CNR. Il Consiglio Nazionale delle Ricerche, in sigla CNR, è il principale ente pubblico di ricerca italiano. Sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'Università e della Ricerca, ha il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca scientifica e tecnologica nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni, favorendo il progresso scientifico, tecnologico, economico e sociale. Secondo la rivista scientifica Nature, nel 2018 il CNR si è classificato al 10° posto tra gli enti pubblici di ricerca più innovativi al mondo per numero di articoli scientifici pubblicati su un'80ina di riviste monitorate dalla stessa rivista. Il Consiglio Nazionale delle Ricerche viene istituito come ente morale con regio decreto del 18 novembre 1923, inizialmente con un ruolo di rappresentanza della comunità scientifica italiana presso l'International Research Council. Lo statuto approvato l'anno seguente attribuisce all'ente la finalità di coordinare e stimolare l'attività nazionale nei differenti settori della ricerca scientifica e delle sue applicazioni e di fungere da consulente dell'apparato statale per le questioni scientifiche e tecnologiche. Primo presidente è il fisico Vito Volterra, la prima sede è presso l'Accademia dei Lincei. Da questi passaggi ha preso il via una storia che ha attraversato la storia politica, sociale, culturale e della ricerca scientifica italiana. È la storia del CNR che ha attraversato tutto il Novecento per poi affacciarsi nel secolo e millennio successivi e continuare il proprio cammino. La finalità di questo istituto è svolgere attività di ricerca nei propri laboratori, sia promuovendo l'innovazione e la competitività del sistema industriale, sia fornendo tecnologie e soluzioni capaci di dare risposte ai bisogni emergenti, individuali e collettivi. Promuovere l'internazionalizzazione del sistema della ricerca, fornire attività di consulenza al governo e ad altre istituzioni sui temi strategici per il paese e la collettività, e contribuire alla qualificazione delle risorse umane. La cooperazione con le università e il mondo industriale è la scelta sistematica che ha lo scopo di creare valore per il paese attraverso le competenze e la ricerca scientifica dell'ente.
Oggi parliamo di uno strumento che trasferisce i dati tra noi e quel dispositivo che ormai è consolidato in tutte le famiglie e le persone del mondo, ovvero la TV. Il passaggio tra lo strumento telecomando e lo strumento TV. Questo passaggio ormai non si può più chiamare passivo, ma lo possiamo chiamare tranquillamente interattivo. Perché? Perché il telecomando stesso oggi inizia a diventare un dispositivo vero e proprio per il trasferimento dei dati. In pratica, nel momento in cui, in questa nuova generazione di telecomandi, noi andiamo a cambiare canale, viene usato un trasmettitore classico ad infrarossi, mentre per aumentare la velocità e per diventare interattivo, quindi noi che recepiamo anche i dati verso la nostra persona, in pratica questo trasferimento avviene attraverso un'interfaccia radio che permette di inviare i dati al set-top box, ovvero di mandarli verso questo contenitore chiamato TV, rimbalza dal satellite e il satellite ci trasferisce l'informazione. Perché possiamo in qualche modo chiamare questo processo interattivo e, se vogliamo, anche molto pericoloso, perché all'interno del microfono c'è questo suono sul canale radio che non permette più di fare un passaggio verso solo la TV, ma ci ritrasferisce il messaggio. Ritrasferendoci il messaggio, in pratica c'è una risposta non solo da una parte legata prevalentemente a quelle campagne di marketing che tutti i brand potrebbero fare rispetto alle nostre scelte, ai nostri programmi, a tutto quello che scegliamo all'interno appunto della televisione, ma nello stesso tempo potrebbe diventare assolutamente nocivo, perché la cifratura dei messaggi di trasferimento dei dati e di rimbalzo dei dati verso di noi potrebbe essere assolutamente inadeguata. Perché questo? Perché permette alla trasmissione del dato una libertà che prima non aveva. Quindi il dato entra a casa nostra, ci invade, ci fa scegliere determinate cose e viene in qualche modo minata anche quella libertà personale che ci permetteva prima di scegliere un programma rispetto ad un altro. E questo fa sì che, oltre all'omologazione dei gusti delle persone, arrivi in maniera molto forte il rischio e il pericolo di trasferire i nostri dati personali, i nostri dialoghi con la nostra famiglia, con i nostri cari, con i nostri amici, all'interno di quello che era un tubo catodico e che oggi invece è semplicemente e fortemente un segnale GPS e satellitare.